Buongiorno e benvenuti a Sydney. È freddo, è arrivato ufficialmente l'inverno in Australia. Siamo super eccitate e oggi inizia il nostro giro per la città. Finite a City Market, un grosso mercato proprio davanti a Chinatown. Ovviamente Gloria è felicissima perché è grossissima, c'ho tante cose carine. La vedo indecisa. Cosa compriamo? Ed anche a Sydney, come in ogni grande città, non può mancare Chinatown. Ci mancava un po', di verità. È un po' che non vedevamo Chinatown. È sempre una certezza. Però devo dire che forse è una delle più brutte che abbiamo visto. È un po' spoglia. Non c'è niente di che. Sydney è una città moderna, ben organizzata, multietnica e ricca di attrazioni per tutti i gusti. Oltre alle meraviglie create dall'uomo, gode anche di molte risorse naturali, come splendidi giardini pubblici, isole nella baia e litorali incontaminati. Ha un eccellente sistema di trasporti e percorsi interessanti per fare lunghe passeggiate sia in centro che sul lungomare. Insomma, è una tappa da non perdere. Anche qua a Sydney il museo di arte è gratuito. Questo è molto più grande di quello di Brisbane. Ci sono diverse sezioni. Ora ad esempio ci troviamo nel livello dedicato all'arte contemporanea. Che a Gloria piace tantissimo. Io purtroppo ripeto che sono ignorante in materia, però alcune cose hanno il loro fascino. Bellissimo. E dato che è gratuito, infatti, non potevamo non entrare. Cioè, voi cosa ne volete capire di un quadro completamente blu? Cosa volete dire riguardo? Si può criticare una cosa del genere? Sono pantoni, Gloria. Sono pantoni. Tanto scommetti. Pantoni. Leggi. Leggiamoli, vediamo. Questo, ragazzi, è l'albero dei desideri. Tanto tempo fa le persone credevano che certi alberi contenessero degli spiriti e che ognuno di noi potesse esprimere un desiderio toccando gli alberi o camminandoci intorno per almeno 3 volte. Quindi facciamo 3 giri. Quasi l'ora del tramonto e ci siamo fermate nel punto perfetto per ammirare lei. Simbolo della città di Sydney. È l'Opera House. Da qui è bellissima. È finito il nostro giro per oggi per la città e ci siamo fermate per ammirare il tramonto. Buongiorno! Un nuovo giorno a Sydney e questa volta iniziamo la giornata da Bondi! Cadendo! Da Bondi Beach! È la spiaggia più famosa di Sydney. Non è aria da mare, assolutamente, ma ci hanno detto di non perderci questa famosissima spiaggia. Sì, perché è molto bella. Ci si arriva facilmente con l'autobus 333 dal centro. Circa una mezz'oretta di autobus. Facile. Siamo qua. Wow. Però. Beh, direi. Direi che merita. Che c'è? C'è un evento, ragazzi, c'è un evento. Sarà una gara di surf. Parco proprio davanti alla spiaggia, dove ci sono anche tavoli e panchine. Solo che col fatto che è un po' freschino si sono messo al sole. Cosa c'è di buono oggi? Hummus e pellegrini. Interessante, no? Più poi un toast con l'avocado. Pranzone per risparmiare, ragazzi. Questo ed altro. Attenzione, gabbiano, buono toast. No. Quanto sono belli i gabbiani? Vuoi un toast? Trovate il nome. Che tecnica. Spalmare l'avocado con la patatina. Bene, ci gustiamo questo fantastico pranzetto. Ci vediamo dopo. Puntino.
oggi sembra mangiamo sempre, ma sono piccoli spuntini per arrivare fino a cena. Ma che spuntino ci siamo prese, eh? $1 di caffè e $2 di muffin per un totale di 2 euro. E adesso siamo a Bondi Junction, che è praticamente dove si cambiano, c'è una mega stazione degli autobus, e però il quartiere è molto carino, sono centri commerciali, negozietti, artisti, mercatino. La metro è grandissima. Siamo per la prima volta sulla metro e è immensa. Il treno, tanto la metro italiana quanto il treno. Il treno è a 2 piani e ci sono migliaia di posti. Sembra un vero e proprio treno. Più grande è il treno? Sì, un trenone. Infatti gli australiani lo chiamano train e non metropolitana. Ancora è sempre sotto terra. Il motivo c'è. Il volo, perché c'era quello che stava partendo, pensavamo fosse quello giusto, invece da male. Cioè è quello giusto ma la direzione è sbagliata, quindi torniamo indietro di là, quindi scendiamo e prendiamo quello giusto. E ora prendiamo anche il traghetto che ci porterà esattamente dall'altra parte della baita del ponte, perché andiamo a vedere il tramonto dall'altra parte, giusto? Giusto. Esattamente sul lato in cui si trova l'Opera House, ma vogliamo andare dall'altra parte perché dicono ci sia una vista migliore. Eccola là! Avvertimi che c'è qualcosa per te. Fare un po'. Eccola qua! Siamo dall'altra parte della baia. Lo spettacolo è veramente bello, sì. Credo molto più bello di quello di ieri. Sì, il tramonto là di qua è molto più bello perché la visuale è migliore. C'è il ponte sullo sfondo e dietro ancora l'Opera House, quindi direi che tipo i colori anche questa sera sono perfetti. Per un finale di giornata perfetto, ci godiamo il tramonto. Dopo il bellissimo tramonto e una passeggiata a Luna Park, siamo tornate in centro e stiamo passeggiando nelle vie principali. Sì, queste sono due vie molto famose di Sydney, George Street e Pitt Street. E sono anche la parte finanziaria, commerciale della città. Piena di negozietti. Negozioni direi, tipo grandi brand, quello con la mela. Sì, negozio dell'Apple a 3 piani, grandissimo. Immenso. Facciamo una passeggiata, cerchiamo qualcosa da mangiare e poi torniamo a casa. Terzo giorno a Sydney e oggi è sabato. E quindi, come ogni sabato, a Glebe, che è un piccolo quartiere non molto distante dal centro, si svolge il mercato di Glebe, appunto. Sì, questo quartiere è carinissimo, ci si arriva facilmente in circa 15 minuti a piedi dalla stazione centrale ed è aperto ogni sabato dalle 10 della mattina alle 4 del pomeriggio. Dovrebbe esserci un po' di tutto, dai vestiti al cibo, a oggettistica, qualsiasi cosa. E dove c'è mercato ci siamo noi, quindi andiamo a fare un giro. Grandissimo pop shop in pratica. Sì, c'è una sezione grandissima dedicata ai vestiti usati, che qua in Australia va molto molto di moda, diciamo. Piace. Sì, ma si trovano anche tante cose carine. Sì, ci sono tante bancarelle con abiti usati in buone condizioni a prezzi stracciatissimi. Abbiamo comprato un paio di occhiali da sole. Come io ho comprato gli occhiali, però Anya me li ha già rubati. Sì, diciamo che lei ha gli occhiali da vista e quindi mi ha chiesto gentilmente se li potevo tenere. Perché no? Cercavo questo modello dall'inizio di questo viaggio e finalmente l'ho trovato. Te li custodisco. Comunque, finito il nostro giro al mercato, non abbiamo più soldi da spendere e adesso andiamo a vedere un altro quartiere. Un quartiere che dicono valga la pena visitare, quindi andiamo a vedere com'è. Sarebbero 40 minuti a piedi da qui, ma credo che prenderemo la metropolitana. Facciamo prima.
Ed eccoci qua, siamo arrivati a New Town. E questo è il quartiere che ci hanno consigliato da vedere, famoso per la sua street art, per i suoi negozietti, per l'atmosfera che si respira. Esatto, e sembra carino in effetti. Noi ci siamo presi uno spuntino, mela per me, carota per Gloria. Ci facciamo una passeggiata. Siamo scese a Town Hall, che si può considerare come il centro di Sydney, che abbiamo visto 2 giorni fa, il primo giorno che siamo arrivati. E adesso ci dirigiamo a piedi verso il Darling Harbour, il porto più famoso di Sydney. Carinissimo questo porto. Sì, è davvero piccolo, non me l'aspettavo così tanto piccolo. Io l'avevo letto che era piccolino. Però molto elegante, c'ha il suo perché. Ci manca da vedere solamente The Rock, che è il quartiere più antico di tutta Sydney, e di vedere l'Opera House da vicino. Sì, perché l'abbiamo vista da tante angolazioni diverse, ma mai ancora veramente da vicino, da davanti. Potremmo vederle oggi queste attrazioni, quindi 3 giorni di visita a Sydney bastano e avanzano, ma visto che noi abbiamo anche domani come giornata, lasciamo alcune cose per domani e oggi la prendiamo un po' più con calma. Sì, finiamo la passeggiata qua al porto e ci rilassiamo. Quindi ci vediamo domani, ragazzi. Eccola qua, ragazzi. L'Opera House è dietro di noi. Finalmente la vediamo. Ed è davvero maestosa, grandissima. Oggi è domenica e c'è tantissima gente, non capite quanta. Però è bello così. Ed è una bellissima giornata invernale a Sydney, perché in realtà c'è sole ed è caldo anche con la felpa, quindi una bellissima giornata. Ultimo quartiere da vedere. Siamo a The Rock. Vero? Il quartiere più antico di Sydney. Infatti si vede subito perché lo stile è completamente diverso. E c'è anche un mercatino. Devo dire che siamo molto fortunate a livello di mercati o di eventi. Di pranzo e quindi ci siamo lasciate convincere dal profumino che c'è nell'aria, che assomigliava tanto a quello di una piadina, e anche se non sarà la stessa cosa, noi la mangiamo. Eccola, abbiamo preso questa specie di focaccia con spinaci e formaggio. Non so perché ci sto mettendo il limone. Posso metterci il limone? No, io non lo voglio il limone. Mi è venuto spontaneo. Un piatto turco. Un appetito. Okay. Com'è? Molto buono. Tra poche ore dovremo salutare anche Sydney, perché abbiamo il nostro treno. E quindi torniamo a casa, prendiamo gli zainoni e partiamo. Eh sì, è tempo di salutare anche questa città. Siamo partite. Ci aspettano 10 ore di treno in notturna. Speriamo di dormire, quindi arriveremo domani mattina, ma anche se saremo scomode saremo comunque felici, perché abbiamo il Tim Tam. Se non vi ricordate male, questi sono i biscotti più famosi in Australia e anche abbastanza economici, e sono super cioccolatosi, e come tutte le cose super cioccolatose noi ne andiamo abbastanza pazze. Però ci siamo promessi di non comprarli assolutamente tutti i giorni. Questo quindi è il secondo ed ultimo pacco che ci concediamo. Perché è ultimo? Non lo so, vediamo. Comunque, ecco.